il centro storico, fino a ieri parte trainante dell'economia della città, forse è quella che in questo momento sta soffrendo maggiormente la fase 2 per l'assenza completa di turisti. C'è anche un'idea di ripensare l'economia del centro cittadino, per esempio, le faccio un esempio, San Gregorio Armeno deserta fa venire i brividi. La città che sta soffrendo. Ieri Nardella raccontava Piazza della Signoria senza persona, cioè l'Italia che sta soffrendo, ci sta un turista, il centro storico vive di turismo ed è per questo che io sono impegnatissimo a far ripartire da un punto di vista economico e lavorativo la città. Abbiamo progetti molto belli e importanti per quest'estate. Io sono assolutamente fiducioso che l'economia della città si metterà in movimento, però eccola, dobbiamo finire con atteggiamenti che non sono in linea con la ripresa della città. Quindi ci sta sicuramente, lo troverete nei provvedimenti, vi posso dare giusto qualche titolo, più occupazione di suolo pubblico, quindi anche nel centro storico dove ci sono locali che non hanno proprio gli spazi all'aperto, li avranno perché andremo a pedonalizzare intere aree, si potranno utilizzare spazi anche un po' distanti dalle attività commerciali, non parlo solo della ristorazione, penso anche alla scriveremo anche della possibilità dei librari, delle altre attività commerciali, i matrimoni. Matrimoni è un settore completamente fermo, ci sta oggi la delibera che approveremo dove si potrà sposare, dove desiderano gli innamorati, quindi tipo, io posso, se vogliono, bontà loro che sia il sindaco a sposarli, io andrò, che ne so, sulla spiaggetta di Mare Chiaro, o piuttosto a Piazza Plebiscito, o piuttosto in un luogo di periferia. Questo significa, mentre tu non puoi fare oggi come oggi un evento grande in un ristorante, però noi possiamo creare le condizioni che tu ti fai l'evento all'esterno, fai l'aperitivo, stai con i familiari, stai con gli amici, le immagini fanno il giro del mondo, cioè insomma poi vedremo, cioè, proviamo a stupire con effetti speciali perché altrimenti è chiaro che è difficile riprendersi. Io però sono fiducioso, i segnali che ho sono buoni e anche l'immagine di Napoli è forte, quindi io lavoro anche per un corridoio turistico tra Napoli e altre parti d'Italia e del mondo perché credo che quest'estate si potrà avere anche il turismo nella nostra città.